La spettacolarità e il trionfo del barocco. Ben ritrovati a tutti per questa nuova lezione delle pillole di arte. Partiamo quindi da questa opera di Francesco Borromini, uno degli architetti simbolo del Barocco. Facciamo un confronto con le architetture che abbiamo visto relativamente al Rinascimento. Cosa è cambiato secondo voi nella facciata, nello stile? Cosa è cambiato e cosa è rimasto simile? Beh, notiamo sicuramente ancora una rappresentazione del classico perché ritroviamo la colonna, il capitello, questi elementi decorativi, quindi sicuramente c'è ancora un riferimento all'arte classica. Però, rispetto al Rinascimento, qualcosa è sicuramente cambiato. E ricordate qual era uno degli scopi del manierismo, questo argomento ponte tra il Rinascimento e il Barocco? Esattamente, era quello di stupire, stupire lo spettatore. Cosa vediamo di diverso in questa facciata? In questa bellissima chiesa piccola a Roma. La facciata con queste curve, questi concavi e questi convessi. Vedete questa facciata movimentata. La curva, l'uso dell'elemento curvo, è sicuramente la più grande e importante novità, almeno in architettura, del barocco. All'interno di questa chiesa abbiamo questa cupola. Cosa di diverso questa cupola? Sembra un cerchio stirato, vero? Un cerchio allungato. E infatti, se nel Rinascimento la forma delle piante sostanzialmente si rifà al cerchio e al quadrato, ecco, ecco che qua invece abbiamo l'ellisse, l'ellisse e il rettangolo, quindi le forme ellittiche, cupole ellittiche, piante ellittiche, piazze ellittiche. Perché questo? Perché questa spettacolarizzazione? Perché questa volontà di dare movimento anche agli edifici? Capiamo perché è nato il barocco. Nasce a Roma nella corte papale. È molto legato al mondo cattolico. Perché? Perché possiamo dire che il barocco è di nuovo un esempio di, di arte utilizzata come strumento politico. Perché? Perché c'è stata la riforma protestante. La Chiesa di Roma attua la Controriforma contro il protestantesimo e in sostanza l'arte del barocco diventa un'arte politica per dare forza a questo messaggio di primato della Chiesa di Roma. E per questo il dove è Roma? Roma, che quindi resta come nel primo Rinascimento capitale dell'arte, ma da Roma poi si diffonde in tutti i territori cattolici, in particolare in Italia, in Spagna. Nelle colonie spagnole del Sud America, abbiamo un bel esempio del, del barocco nel Sud America, ci sono esempi importanti del barocco, per esempio in Sicilia, e poi ci sarà una sua variante in Francia, che sarà quello che vedremo sostanzialmente dopo, nel, nel 1700. Qua siamo invece ancorati come secolo al 1600, tutto il 1600. Se volessimo individuare un anno di inizio, potremmo dire proprio il 1600 non come secolo, ma come anno perché in quell'anno c'è un giubileo, quindi c'è una grande festa della chiesa, Roma sarebbe stata visitata da migliaia di pellegrini da tutta Europa e doveva quindi essere la città tirata a lucido. Infatti il barocco è importante perché non è più solo l'arte del singolo edificio, ma diventa l'arte anche dell'urbanistica, l'arredo urbano, le piazze, le strade. Il nome forse deriva da una, da una parola spagnola o portoghese che allude alle sue forme curve ed irregolari, ma non c'è certezza su questo. Le caratteristiche generali, qua ve le riassumo in questa slide, densa, ma appunto abbiamo tanto volendo da dire. C'è sempre un'ispirazione all'arte classica, ma con una ricerca di maggiore dinamismo, ovvero senso del movimento, in tutte e tre le arti, ma in particolare architettura e scultura. In architettura, come abbiamo visto, uso della linea curva e l'ellisse. In architettura, sempre nasce in un certo senso l'urbanistica, si progettano anche parti di città, piazze, strade. Ma tra architettura e scultura, il tema delle fontane cittadine, che diventano elemento che arreda, appunto, che decora la città. Lo scopo finale, un po' come nel manierismo è stupire lo spettatore è un'arte che deve essere spettacolare volevano che i pellegrini visitassero Roma e avessero un effetto wow un effetto di stupore vedendo quanto bella ordinata spettacolare era questa città appena messa a nuovo per il giubileo del 1600 quest'arte infatti poi viene usata in generale dalle corti come forma di potere in pittura nasce la natura morta, cioè la rappresentazione di oggetti inanimati, e il cosiddetto naturalismo, cioè racconto di scene quotidiane. Vedremo della pittura dopo, la pittura è religiosa e mitologica, e continua anche qua un po' il filo conduttore del voler stupire usando grandi illusioni ottiche. Come anche qua nel manierismo e in parte già nel Rinascimento, ma della pittura parleremo a parte in un successivo video. Qua ci concentriamo su architettura e scultura. I principali artisti in architettura, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Baromini, lo stesso Bernini scultore, in pittura. Citiamo qualcosa di Andrea da Pozzo e Annibale Carracci, ma poi nel prossimo video ci concentreremo soprattutto con Caravaggio, la pittura di Caravaggio che sta in realtà tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. E veniamo a parlare di Bernini. Già suo padre era un artista, uno scultore, certo non famoso come lo sarà lui. Principalmente scultore, ma anche urbanista architetto, si forma a Napoli ma poi lavora sostanzialmente sempre a Roma. Come architettura, lui sicuramente si ispira alla monu monumentalità e alle caratteristiche dell'architettura di Michelangelo. E le sue sono opere barocche molto, molto tipiche, nelle quali c'è il senso del movimento e appunto questa ricerca di monumentalità. Ma Bernini è importante. Anche come scultore e a me personalmente interessa un po' di più come scultore, infatti, parto da questo: il Bernini scultore, confronto tra Apollo e Daphne e di nuovo il David, l'Evergreen. Questo tema sempre verde. Guardiamole entrambe. Cosa c'è di simile tra le due opere? E cosa cambia rispetto alle sculture rinascimentali. Possiamo notare l'uso della linea curva. Allora, Apollo e Daphne è un mito classico in cui praticamente il dio Apollo voleva conquistare la ninfa Daphne, questa eh, figura semidivina, una specie di fata. Lei, pur di non farsi conquistare da Apollo, chiede agli dei di diventare un, un albero. E l'immagine è proprio catturata, congelata nel momento in cui lui l'ha quasi presa. Vedete la mano sul fianco, ma lei si sta già trasformando. Le braccia che diventano foglie i piedi che diventano radici. Guardate gli sguardi, fortissima espressività. Il corpo inarcato di Daphne e anche di Apollo. Guardate il braccio di Apollo. Il piede sollevato, dà un grande senso di movimento, dà un grande senso di un'azione che si sta compiendo. Così come il David. Come erano i David di Donatello e di Michelangelo? Uno già vittorioso fermo con la testa del nemico sotto il piede e l'altro che stava guardando questo nemico pronto a lanciare questo in che punto è quindi esattamente a metà a metà dei due precedenti è il david che sta lanciando quindi la torsione del busto il movimento delle braccia e il viso concentrato sta per lanciare quindi due opere che raccontano quindi il movimento la volontà del movimento volendo fare un paragone con la scultura della grecia se la scultura rinascimentale assomiglia un po' alla grecia classica alla scultura classica qua siamo più sulla scultura ellenistica se ricordate dalle lezioni dell'anno scorso o i video fatti sull'antica grecia ellenistica vuol dire maggiore espressività dei visi e maggiore dinamismo pensate al Conte. Questo è in un certo senso quello che esprimono queste bellissime opere di Bernini. In un certo senso, restando, restando nell'ambito scultura, il Bernini che si occupa di fontane. Questo è un esempio, la famosa barcaccia ai piedi della scalinata dei Tentati Monti, piazza di Spagna a Roma. Ma abbiamo anche la fontana dei quattro fiumi e anche altre opere di Bernini che decorano le piazze. Quindi, appunto, una piazza romana dove la fontana da oggetto pratico concreto, cioè da vasca di acqua, a cui arriva l'acqua degli acquedotti, acqua fresca, da semplice vasca diventa oggetto decorativo, quindi questa vasca viene ornata con questa sorta di scultura che ricorda una barca e ci sono tutti questi zampilli di acqua. Quindi le fontane, questa è anche abbastanza semplice in rapporto a tante altre che abbiamo a Roma, le fontane diventano sculture, con sculture di acqua, decorazione che deve stupire, anche questo tipico del barocco. Sempre nel campo dell'arredo urbano, dalla fontana che decora la piazza, passiamo proprio a una piazza, famosissima Piazza San Pietro a Roma, con il colonnato voluto da Bernini. Pensate che la basilica era già pronta a quel punto, ma il piazzale che c'era lì davanti era un piazzale polveroso, e quindi secco e polveroso d'estate, appena pioveva diventava un fango, quindi sicuramente non era una bella presentazione per la chiesa più importante del mondo. Quale soluzione adotta Bernini? Questa forma ellittica, come abbiamo detto, quindi l'ellisse ha due centri, sui due centri abbiamo due fontane. Al centro della piazza abbiamo l'obelisco che in origine si trovava qua a lato, ricordiamo che la Basilica di San Pietro nell'area Vaticana sorge dove c'era il Circo Vaticano al tempo dei Romani, un piccolo circo, poi diventato luogo di martirio dei cristiani, e l'obelisco egiziano che c'era nel circo viene a un certo punto spostato dal lato al centro della piazza dove ancora è oggi. E... Bernini sceglie di usare questa forma ellittica interrotta nel mezzo per dare, assieme a questa parte esattamente frontale alla basilica a forma di trapezio, da un po' questo senso di abbraccio. È un po' la madre chiesa che abbraccia i suoi fedeli, che accoglie i suoi fedeli. Appunto deve, deve darsi una rinfrescata alla chiesa di Roma dopo eh, gli scandali della riforma protestante. Nelle colonne, Vediamo delle colonne che richiamano un po' la colonna dorica, la colonna semplice greca. Ed ecco ancora il richiamo all'antichità classica. Ma la stessa piazza, possiamo immaginarla come un foro romano, solo che invece di essere rettangolare è ellittico. Da sottolineare che questo grande viale, via della conciliazione, l'hanno aperto solo negli anni 30 del Novecento. Qua prima c'era un quartiere medievale per cui da dei vicoletti si sbucava nella piazza e c'era questo effetto di sorpresa improvvisa che oggi un po' si è perso in favore di una bella, sicuramente, prospettiva scenica. Io adesso, già dal, dal Tevere, vedo la piazza e la basilica. Questo è un esempio di come Bernini ha operato su una piazza, ma Bernini opera anche all'interno della stessa chiesa. Infatti, dentro la basilica di San Pietro. Abbiamo questo che è il baldacchino, il baldacchino sull'altare di San Pietro. Cosa vuol dire? Io lo, volgarmente lo chiamo Gazebo. Questo è l'altare della basilica di San Pietro. Sotto c'è la tomba di San Pietro, che lì venne martirizzato e sepolto. Sopra abbiamo la cupola. A un certo punto decidono di aggiungere questa sorta di ulteriore protezione per marcare la presenza dell'altare della tomba di Pietro. Quanto è alto secondo voi? È molto difficile dare una dimensione a ciò che si trova dentro questa basilica, perché questa basilica è tutta enorme. Potrebbe sembrarci 7, 8, 10 metri di solito mi rispondono, invece siamo sui 29 metri. Cioè una scuola di tre piani è più bassa, altissima, 29 metri, fatta sostanzialmente in bronzo che è stato ottenuto riciclando, fondendo il bronzo di alcune statue greche, con anche ampia polemica all'epoca per questo motivo. Che caratteristica estetica ha questo oggetto? Cosa di nuovo secondo voi? Indubbiamente la forma aspirata di queste colonne, dette colonne tortili colonne a spirale che danno il senso appunto sempre del movimento, la curva mi dà il senso del movimento. Sono delle colonne tipiche barocche. E arriviamo all'altro grande architetto del barocco che è molto spesso in competizione con Bernini e soffre di questa competizione, un po' facendo un parallelo come Michelangelo in pittura soffriva la competizione con Raffaello. Però se poi Raffaello più giovane muore, purtroppo per lui e anche per noi, muore, nel caso di Borromini e Bernini le vicende dei due architetti si alternano anche in base al favore dei papi. Il papa che favorisce Bernini, il papa che favorisce Borromini. A me personalmente come architetto nell'ambito barocco piace, piace molto Borromini. Ha un carattere chiuso, un carattere particolare. Farà una, una, una triste fine perché, sebbene già anziano, morirà suicida proprio per il, il, eh, il calo di consegne dovute a un altro momento di, eh, di grande fervore nei confronti di, di Bernini. Vivrà quindi sempre con ansia questa rivalità con l'altro architetto. Di formazione milanese, lavora anche nel cantiere del Duomo di Milano, però realizza opere soprattutto a Roma. Opere in cui. Studia molto la forma della pianta e movimenta il disegno delle facciate. Siamo partiti proprio da questa chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane. A Roma nell'angolo di, di un incrocio è una piccola chiesa, ma è veramente bellissima da vedere. Il movimento che crea nella facciata è veramente unico ed è un grande simbolo del barocco, così come la cupola ellittica. All'interno è uno spazio unico. È una piccola chiesa, come dicevo? Così come è uno spazio unico. La chiesa di Santivo alla Sapienza a Roma, un'altra chiesa di Borromini in cui lui guardiamo la pianta, realizza non solo questa facciata curva all'interno scavata, ma soprattutto lavora sulla pianta. Quindi, di nuovo, uno spazio unico dove vediamo la stella a sei punte, quindi in pratica due triangoli equilateri, uno sovrapposto all'altro dove le punte realizzano le nicchie, lo spazio dell'altare e l'ingresso. E all'interno di questa forma geometrica ci sta il cerchio e l'esagono. C'è tutta un'attenta eh, struttura geometrica. Ma un altro vero capolavoro di Borromini è questa, questa finta prospettiva nella galleria di Palazzo Spada a Roma. La famiglia Spada era una famiglia nobile eh, di origine emiliana, se non dico male, che erano amici e protettori di Borromini, a un certo punto gli fanno fare un lavoro, lo fanno lavorare e all'interno di questo palazzo lui realizza questo corridoio. È in sostanza un corridoio che collega due cortili. Ah, siccome non c'era moltissimo spazio, lui attua una scelta tipica del teatro. Guardiamo la differenza tra le due foto. Questa, senza nessuna persona all'interno, quindi senza nessun riferimento, mi farebbe pensare che il corridoio sia molto lungo. Perché? Ovviamente io immagino che tanto è largo all'ingresso, tanto è alto all'ingresso, così è alto e largo all'uscita. Invece, se una persona entra, come in questa seconda foto, ecco che mi accorgo che in fondo, guardate quanto è grande la persona in rapporto allo spazio d'uscita. In pratica, in sostanza, questa galleria è un imbuto, vuol dire che il pavimento si alza, i lati si stringono e il soffitto, una volta a botte, classica, il soffitto si abbassa, in maniera tale che lo spazio d'uscita è molto più piccolo dello spazio d'entrata. Questa è una tipica soluzione da scenografia teatrale, quando sul palco di un teatro abbiamo poco spazio e bisogna simulare, che ci siano eh, corridoi o viali molto più lunghi, uno spazio poi usato in tempi moderni anche nel cinema. Quindi in pratica lui si trova con un, con un breve corridoio di pochi metri, ma riesce a dare l'illusione che sia uno spazio molto più ampio, eh, forzando la prospettiva in maniera scenografica. Questa è veramente un'invenzione geniale che a me piace molto di Borromini e con questa invenzione, con questa idea. Su Palazzo Spada, sulla galleria di Palazzo Spada, ci salutiamo e ci aggiorniamo col prossimo video in cui andremo ad approfondire adesso bene nel dettaglio la pittura del barocco con gli esempi che vi ho accennato all'inizio e soprattutto con Caravaggio. A presto!